T-shirt che oggi indosso è stata prodotta in Bangladesh. Non so esattamente dove perché in etichetta non è scritto. Per quanto riguarda le scarpe, invece, sono state prodotte in provincia di Salerno. Per essere precisi, le ultime fasi della produzione sono state fatte a Salerno, mentre altre, le fasi un po' più creative, sono state fatte da Giuseppe nella sua bottega artigiana. Alcuni dei componenti arrivano da un'azienda toscana che utilizza energie da fonti rinnovabili, mentre le materie prime arrivano da un allevamento norvegese che applica pratiche di agricoltura rigenerativa. Queste sono solo alcune delle informazioni che a breve troveremo su tutti i capi che indossiamo. Mai prima nella storia, l'intera industria della moda si sta scontrando con un concetto che è ormai su tutti i tavoli di discussione. Trasparenza. Parliamo di trasparenza. Sono ormai 20 anni che mi occupo di quella che è la filiera produttiva del mondo della moda, tra Italia, Spagna, Germania, ma anche Cina, India, Indonesia, Vietnam, Cambogia, Pakistan e Bangladesh. E questo mi ha portato più di 200 volte in Asia. In qualche modo ha plasmato un po' quello che è il mio rapporto con questa parola, con la parola trasparenza. Ricordo ancora la prima volta in cui sono stato in Cina. Era il 2002, avevo 25 anni allora. Fu un viaggio brevissimo, 4 giorni. Il venerdì di volo per andare in Cina, sabato e domenica per lavorare, la domenica sera quello di rientro. Fu molto breve, ma mi ricordo praticamente tutto. Le ore di volo, senza riuscire a dormire, gli scali, l'aeroporto di Hong Kong, gli odori di Hong Kong, il traghetto, il controllo passaporto e il bank che ci aspettava per andare direttamente al primo incontro. E lì incontrai David. David era un taiwanese, era sulla cinquantina, era gentilissimo, era il fondatore, ma anche il direttore generale di un'azienda di 20.000 persone. 20.000 persone che vivevano in questa città in miniatura e una città che aveva parchi, che aveva biblioteca, che aveva dormitori, ma che aveva anche le guardie armate in entrata. E l'incontro con David fu molto diverso da tutti gli altri incontri che avevo avuto fino allora, perché la mia esperienza lavorativa si era costruita su un assunto base, che i clienti vogliono principalmente un buon prodotto, un buon servizio e un buon prezzo. Tutto il resto, fra segreti industriali e proprietà intellettuale, alla fine meno ne sanno e meglio è. E se ci pensiamo un po' tutta l'industria italiana, fatta sulle piccole e medie imprese, sul saper fare, sulla segretezza del saper fare, è cresciuta su questa base. E l'industria della moda, ma tante altre, tendono a mantenere al loro interno questo tipo di segretezza. Beh, con l'incontro con David in realtà successe qualcosa fin da subito. Lui faceva molte domande personali, poche domande sul prodotto, quasi lo desse per scontato. Faceva molte domande su di me, molte domande sull'azienda con cui collaboravo, molte domande sulle persone che lavoravano in quell'azienda. E capiva in qualche modo che mi sentivo a disagio, che non era il mio posto. D'altra parte ero un ragazzo di 25 anni, per la prima volta in Cina, con un inglese improbabile, senza esperienza e che si presenta in un incontro di un'azienda del genere con la fidanzata a fianco. Quello che è successo in quel momento fu che tutte le domande che faceva David avevano una missione precisa. Lui voleva capire se riusciva a instaurare un rapporto di fiducia con la persona che aveva davanti, un rapporto di fiducia che fosse basato su un rapporto di trasparenza. In base alle risposte che io gli davo, lui stava decidendo se si poteva fidare di me. Questo fu un po', per i 10 anni successivi, la base su cui creai un po' tutto il mio approccio al modello di business. Fino al 2012, 10 anni dopo, un'altra volta a Hong Kong, un viaggio di rientro, allora avevo 35 anni, era a novembre, e passai in un centro commerciale davanti a un negozio che avevo visto qualche giorno prima sulle news,
era un negozio che avevo notato perché nelle news si parlava di un movimento che si era tenuto nello stesso momento davanti a 60 negozi in 20 paesi del mondo, contemporaneamente. Mi ricordavo questi numeri, 60 negozi, 20 paesi, e infatti quell'inverno Greenpeace lanciò per la prima volta la campagna Detox My Fashion, che voleva portare l'attenzione dell'impatto dell'industria della moda sugli ambienti negli ambiti sociali, negli ambiti ambientali anzi. Qualche anno dopo Fashion Revolution fece la stessa identica cosa invece per quanto riguarda la parte sociale. Quel momento, come 10 anni prima, fu significativo tanto quanto l'incontro con David. Quello che successe fu che lentamente cambiò praticamente tutto. Cambiò tutto perché se fino a quel momento quello che contava era il prodotto, il prezzo, il servizio, le redazioni, a un certo punto non bastava più. Il tipo di rapporto di relazione di fiducia basato su fiducia fra persone si stava muovendo ad un livello diverso. Il prodotto rimaneva sì ancora centrale, ma si dava quasi per scontato. La fiducia fra persone non era più sufficiente perché si stava spostando in una fiducia sulle aziende. Veniva richiesto che ci si potesse fidare delle aziende. E la domanda che tutti ci facevamo in quel momento ci sembrava molto semplice come tipologia di problema da risolvere. Veniva richiesto alle aziende che sapessero dove producevano i loro prodotti, che sapessero con chi collaboravano, come le aziende con cui collaboravano operassero nel settore, però ci si rese conto velocemente che in realtà tanto semplice non era, e non era per un motivo molto, molto chiaro, perché l'intera industria, specialmente quella della moda, non è costruita per essere trasparente, anzi, è costruita per mantenere tutta una serie di segreti al suo interno, proprio per non divulgarli, per non divulgare informazioni della propria filiera. Ma in quel momento iniziava a essere richiesto alle aziende di mostrare che ci si poteva fidare, che ci si poteva fidare dell'azienda stessa al di fuori delle persone. E come si fa a fidarsi di un'azienda? Come si fa a pretendere di utilizzare una parola così legata a rapporti fra persone, come la fiducia, traslandola per un qualche motivo sulle aziende o ancora peggio sui brand? Ci mise un po' e in realtà a un certo punto capì che c'era un errore di base. Non possiamo pensare di fidarci di un'azienda. Noi tendenzialmente pensiamo, ci diciamo che le aziende sono fatte di persone e quindi tendiamo a pensare che le aziende si muovano come persone, ma questo nella maggior parte dei casi non succede. Quello che dovremmo iniziare a fare è pretendere qualcosa in meno, non tanto cercare un rapporto di fiducia con le aziende, ma pretendere un qualcosa che ancora una volta va nell'area della trasparenza. La fiducia, una sorta di trasparenza che va oltre il concetto di fiducia. Una trasparenza che prima di tutto punta a comprendere quello che succede all'interno di un'azienda, comprendere le interazioni che l'azienda ha con altre aziende, come queste si comportano, quali sono le sfide che devono affrontare. Parliamo di sfide ambientali, di sfide sociali, del mercato, dell'innovazione, delle implicazioni etiche di tutto questo. È una sfida che se vinceremo porterà l'industria della moda e l'intero business a diventare il motore di un impatto positivo senza precedenti. La trasparenza può diventare un asset per le aziende, può diventare valore di scambio, può diventare un vero e proprio valore patrimoniale per le aziende. E quando di solito dico queste cose, tendenzialmente c'è sempre un'obiezione che mi viene posta, che sì, sono tante belle parole, però poi nella realtà cosa succede? Nella realtà, per quanto mi riguarda, questo è estremamente molto concreto. Negli ultimi 10 anni, da quando ho approcciato il concetto della trasparenza, portandolo all'interno di tutte le attività aziendali, proprio grazie alla trasparenza
Abbiamo iniziato a collaborare con più di 50 brand globali in 20 paesi nel mondo e con più di 2.000 aziende, avendo un impatto su più di 2.000 aziende. Grazie alla trasparenza, una delle aziende che ho fondato è diventata una B Corp. Grazie alla trasparenza e al nostro modello di business, stiamo cercando di far diventare il nostro business un catalizzatore di creazione di valore sia economico ma anche sociale e ambientale. E si può fare. Noi lo stiamo facendo. E quando questo succede, inizia una cosa magica, inizia una sorta di loop. Un loop in cui vuoi cercare di fare sempre meglio, prima di tutto per te stesso, per la tua azienda. Ma questo ha un'implicazione e un impatto su tutto, sul business e sulle persone che lavorano in quel business, sui clienti che da un lato acquisiscono maggiore consapevolezza, ma dall'altro non devono necessariamente più fidarsi. Possono vedere quello che va e quello che non va e scegliere. È una trasparenza che deve trascendere il concetto di fiducia. Siamo stanchi di vedere grandi proclami, specialmente quando si parla tanto oggi di sostenibilità, e senza mai avere dei dati sottostanti che ci raccontano quello che veramente sta succedendo. Sarebbe più interessante forse iniziare a raccontare quello che non stiamo raggiungendo, gli obiettivi che non stiamo raggiungendo, le sfide che dobbiamo affrontare e che non sappiamo come affrontare. Allora forse sì, sarebbe il momento in cui forse puoi iniziare un processo di miglioramento, un processo di vero miglioramento. E dobbiamo finirlo di pensare di essere perfetti. Non siamo perfetti, ma non sono neanche gli altri. E quindi se fossimo un po' più trasparenti rispetto alle nostre attività, probabilmente non dovremmo neanche più di tanto giustificarci. Sono tante le aziende che oggi si stanno scontrando con questo tipo di concetto e stanno affrontando il tema della trasparenza. Io ormai lo affronto, come dicevo, da una decina d'anni e ho capito una cosa. La trasparenza è una sorta di arte, è roba seria, è roba da eroi, perché se da un lato abbiamo la fiducia che per essere, se vogliamo, concessa, considera, dall'altra parte abbiamo la trasparenza che invece desidera, considera tutto quello che c'è, non gli basta, desidera sempre qualcosa di migliore e alla fine non è proprio questo, cioè non bisogna essere dei veri e propri eroi per puntare a raggiungere i propri desideri. Grazie.